la legge di bilancio proroga l'agevolazione che riguarda gli interventi di riqualificazione energetica. Anche per il 2021 quindi viene prorogata l'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica che vanno dagli interventi di isolamento termico degli edifici fino alla sostituzione delle caldaie con caldaie almeno in classe A, la sostituzione delle pompe di calore, la sostituzione degli infissi. Quindi anche per questo nuovo anno avremo l'aliquota di detrazione precedentemente prevista che può andare dal 65 al 50% con gli stessi limiti di spesa. Viene poi prorogata anche la misura agevolativa prevista per le spese che concernono gli interventi di ristrutturazione edilizia. Quindi anche per quest'anno la legge di bilancio ha previsto che l'aliquota massima di detrazione è del 50% e il tetto di spesa massimo agevolabile è di 96.000 euro. Quello che viene previsto dalla legge di bilancio è anche l'introduzione di un nuovo intervento agevolabile per le spese di recupero del patrimonio edilizio e riguardano le spese che si sostengono per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza. Si proroga a tutto il 2021 anche il cosiddetto bonus mobili ed elettrodomestici. Quindi gli acquisti che si fanno nel corso del 2021 per arredare la casa che è stata oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia potranno beneficiare della detrazione del 50% per gli interventi che sono iniziati almeno dal 1 gennaio 2020. Si prevede poi l'aumento del tetto massimo di spesa agevolabile che passa per il 2021 da 10.000 euro a 16.000 euro. La legge di bilancio proroga poi anche il cosiddetto bonus facciate, quindi le spese per il rifacimento della facciata potranno essere agevolate per il 2021 con l'aliquota di detrazione del 90%. Il bonus facciate non prevede un limite di spesa massimo agevolabile. Poi si proroga a tutto il 2021 anche il cosiddetto bonus verde. La legge di bilancio poi introduce un nuovo bonus che è il cosiddetto bonus idrico, che è pari a 1.000 euro, quindi è un contributo che verrà praticamente erogato a coloro che faranno praticamente interventi di sostituzione di apparecchiature idriche con altre apparecchiature che garantiranno un risparmio della risorsa idrica sostanzialmente. Quindi gli interventi potranno andare dalla sostituzione delle vasi di ceramica alla sostituzione delle rubinetterie e delle colonne doccia con altre apparecchiature che garantiranno una diminuzione del flusso dell'acqua. Però per capire bene come in pratica funzionerà questo nuovo bonus, bisogna attendere un decreto che ci dirà praticamente i termini e le modalità di richiesta.